Dal Mobile World Congress di Barcellona abbiamo finalmente modo di mettere le mani su un oggetto di cui abbiamo parlato più volte ma che in realtà non avevamo ancora visto, ovvero HTC U Ultra. Non so, dovremmo chiamarlo Ultra probabilmente usando il nome inglese, ma preferiamo la declinazione italiana, e ne parliamo con piacere anche per il fatto che tra due giorni sarà ufficialmente disponibile anche sul mercato italiano. Si potrà acquistare su htc.com. Il prezzo d'acquisto è di 749 euro per un prodotto con un display di altissima definizione con una diagonale da 5,7 pollici. Ma quello che forse potrete notare è quello che c'è sopra il display, cioè un secondo display che può essere personalizzato, vedete, in questo caso creando un reminder, ma facendo uno swipe in questa direzione, vedete, potete scegliere come utilizzare questo display con una serie di diciamo funzionalità supplementari. Vediamolo un attimo da vicino. Qui avete una serie di applicazioni di cui potete scegliere in pratica lo shortcut. Premendo potete andare nella lista di applicazioni compatibili, tutte quelle praticamente che avete installato, che possono essere lanciate direttamente da questo display. La seconda possibilità è quella del meteo, l'avvio della musica, i vostri contatti preferiti e poi promemoria per il calendario ed eventualmente la creazione di un reminder. Vi faccio notare tra l'altro che i tasti funzione non sono sullo schermo ma sono sulla parte inferiore, quindi al di fuori dello schermo, con il sensore delle impronte digitali che è annegato nel tasto home con cui c'è l'accesso a Google Now. Vi ricordo peraltro che c'è anche su HTC U Ultra, o Ultra se volete, l'HTC Sense Companion, una dotazione di intelligenza artificiale che vi assiste man mano utilizzate il telefono. Non vi posso far vedere molto perché dovremmo stare qui due settimane a usare il telefono insieme per vedere come cambia la variazione, soprattutto come vengono disposte poi le applicazioni a seconda del nostro utilizzo. Per il resto l'aspetto dal punto di vista proprio estetico è quello a cui siamo abituati di HTC, questa parte forse più vicina allo stock di Android, così come la parte anche del, vedete, dell'interfaccia, delle impostazioni, dei settaggi, mentre per quanto riguarda quello che è l'interfaccia d'uso comune, vedete la disponibilità insomma di un design molto vicino a quello degli HTC che abbiamo conosciuto in passato, con i temi disponibili a bordo. Tra l'altro, questa è una cosa che mi ha stupito, è preinstallato TouchPal, che è la tastiera diciamo default del vostro HTC U Ultra. Per quanto riguarda invece proprio le dotazioni tecniche interessanti, voglio sottolineare questa che vedete in questa parte del menu, quella di U-Sonic, ovvero la possibilità di adattare l'audio che arriva nei vostri auricolari a seconda del vostro padiglione auricolare. Essenzialmente c'è un microfono che è inserito nelle cuffie che voi indossate. Quando fate la riproduzione di musica, la musica viene adattata proprio alla forma del vostro padiglione auricolare per un ascolto ottimale. Questo tra l'altro aiutato anche poi dai microfoni del telefono. Ci sono dei microfoni ambientali in pratica che rilevano proprio le condizioni di rumorosità dell'ambiente e anche in quel caso adattano l'emissione sonora delle vostre cuffie. Fotocamera 16 megapixel addirittura di fotocamera frontale, 12 megapixel quella posteriore, ma con i famigerati ultra pixel, quindi pixel più grandi, in grado di catturare molta più luce e quindi di dare una migliore definizione quando siete in condizioni di luce molto scarsa. Abbiamo detto del display di altissima definizione da 5,7 pollici, tutto sommato tra l'altro un peso, quello di questo prodotto, di 170 grammi, contenuto per la dimensione enorme del display. È un telefono con Android 7.0 a bordo, con 4 giga di RAM e 64 giga di memoria nella dotazione che, come detto, in vendita in questi giorni e sarà disponibile alla consegna a partire dal 1° di marzo. Quindi abbiamo finalmente incontrato, siamo venuti fino a Barcellona per farlo, HTC U Ultra.